bentornati in questo nuovissimo video. Siamo al quinto episodio di Jurassic World Evolution 2. Oggi andremo comunque alla ricerca di un nuovo dinosauro. Sto per dire nome, ma come al solito non ci riuscirò mai. Comunque, infatti, già l'ho messo in spedizione. Adesso vi farò vedere qual è il dinosauro che sto andando a prendere. Ah, non ce lo dice. Ah, no, eccolo qua, il Metria e così via. Adesso vi skipperò comunque la parte della spedizione, ci vediamo dopo. Cos'è successo qui? Malattia non diagnosticata dell'apatosauro. Sperando che non sia quella della felce aquilina. Altrimenti è un vero problema. Ora sto andando. L'ambulanza qui, l'unità veterinaria, vedere che cos'è. Ok, vedi dinosauro. Raccolta risorsa. E vabbè, dai. Qui ci metteremo invece il nuovo dinosauro. Ma questo è carnivoro Ecco il medio, Metria Cantosaurus. no? Caspita, mi Riesce a sembra lottare piccolo. Mi sembra più velocemente per piccolo il l'uomo. Un ceratosauro. predatore alfa che, sebbene più piccolo di molti suoi cugini, tende a stare in posizione più eretta. Questa postura impeccabile mentre ti mangia lo rende un esempio di Galateo preistorico. Boh, non lo so, è figo, però non mi sembra medio di grandezza. Forse mi sono sbagliato. Comunque, aspetta, attiva di vita molto alta. Forse diventerà una stella del parco. Loro due. Tu e l'altro. E l'altro qui. Bisogno di spazio aperto. Pure qui. Guarda qua, è 44 spazio aperto. È pure a suo agio. Qual è il problema? Ma adesso, mentre loro comunque vedono quello che devono fare qui, andiamo a vedere gli altri come stanno nel frattempo. Ma loro sono soddisfatti. Vediamo quanto sta spazio aperto. 100%. Ah, ma significa spazio aperto senza gli alberi, forse. Caspita, mi dica senza gli alberi. Se io faccio così, o no? Spazio aperto non è grandezza, quindi. Mo come devo togliere qua? Raga, così si toglie. Vediamo se da questa parte mettiamo cosiddetto spazio aperto. Vediamo che cosa ci dice adesso. Caspita, spazio aperto era questo. Vabbè, dai, l'apatosauro forse lo faremo crescere un'altra volta, dai. Lo faremo nascere un'altra volta. Non lo so come posso fare, se dividere questo recinto in due parti. Oppure no, perché spazio aperto è una grandezza, ma quindi era che troppi alberi erano. E vabbè, dai, allora facciamo così, no? Se io divido quindi questo posto in due, facendo così, oh. Un attimo che scrivo più velocemente. Loro che mi dicono? Ah, il comfort scende troppo. Ah, perché non hanno le prede. Ma non vi preoccupate, le prede ve le metto io. Ecco qui, oh. Il comfort sale fino a, ok, 70. Ottimo. Allora, di qua ci possiamo rimettere in pratica il nostro dinosauro. Il nostro apatosauro qui, oh. In poche parole, l'ho ucciso per nulla. Ti preghiamo di riprendere le
Ok, ci siamo. Stando che di soldi non siamo messi tanto bene, infatti non ce la facciamo. Aspettiamo un attimo che cresce, crescono i soldi. Forse abbiamo 350, altro po', ecco ci siamo arrivati. Ok, dai. Ci vediamo appena finisce. Raga, comunque a proposito, mentre l'uovo comunque è pronto, mi sono ricordato che qui manca quasi tutto. Quindi devo mettere una porta, una recinzione qui per entrarci. Poi l'incubatrice no, forse l'incubatrice no, che tanto ce l'abbiamo, dinosauri. Però ci serve il posto di guardia, che comunque vedono se hanno delle malattie. Prendiamo questa vettura. Perfetto. Pure questa qui. Ok, meglio di così non si può. Nel frattempo il nostro dinosauro si può schiudere. Dai, andiamo. In spazio aperto di nuovo come a prima. Aspetta, posso difendere il suo territorio. Vabbè, nel frattempo farei così proprio. Allora, dov'è qui? Ambiente. Ecco qua. Ritolgo quello là in acqua. Questa parte qui, dai. Forse se gliela tolgo va meglio. Vediamo se gli basta. Questa parte no, le altre. Raga, è un po' così, non so. Questo dinosauro mi sta facendo uscire fuori di testa. Questo dinosauro, non lo capirò mai. Ho pure tolto il tutto qui, come devo fare? Non so, scrivetemelo nei commenti a questo punto. Vabbè raga, vediamo al prossimo video dove cercheremo di posizionare qualche altro dinosauro. Bella, no?